il Castellammare per lasciarsi alle spalle la sconfitta sul campo del Pro Favara, il Geraci per dare continuità alla convincente vittoria contro l'Athletic Club Palermo. Questo è lo stadio Giorgio Matranga, questo è Castellammare Geraci, uno dei due anticipi della settima giornata del girone A di Eccellenza Siciliana. Amici di Sportissili, buon pomeriggio da parte di Nicolo Celluffo. Siamo già dall'altra parte con la corsa di Bonamaison che apre, poi si inserisce Fernandez in uscita bassa di Paola. Ancora Lampo, prova a cercare Terranova, poi riparte il Geraci in contropiede con Rudonia. Rudonia contro di Paola, il tocco morbido di Rudonia, che occasione per il Geraci al decimo minuto, primavera, palla gol per la formazione ospite. Poteva fare molto meglio qui Rudonia. Terranova va via, si è inserito Ba, ce l'ha sul sinistro, non ha luce, adesso si ci prova, palo colpito da Terranova, la palla rimane lì, Castellammare 1 Geraci 0, la rete di Filippo Mannino sblocca la partita al quattordicesimo. La squadra di Giuseppe Mione. Terranova, Ba, Mannino, ce l'ha sul destro, la mette in mezzo per Terranova, Bressan, poi Messina da fuori. Balsano, finte va via. Si è inserito Rudonia che tocca per Bonamaison. Ne ha un addosso Bonamaison, pesca di nuovo Rudonia che prova ad autolanciarsi. Di Paola, sicuro in uscita. Ba recupera un bellissimo pallone e attenzione perché è velocissimo, non riescono a tenerlo i difensori del Geraci, entra in area di rigore Ba che finisce giù. Nulla di fatto per il direttore di gara, ma che progressione. Bonamaison la rimette al centro da Fernandez che lascia scorrere Cardin per Fernandez, muro di Paola e poi Bressan sulla linea, Rudonia di testa, ha toccato con un braccio Rudonia. Doppio cambio dunque per Gaetano Mirto al 39esimo di partita. Fernandez, scarico per Bonamaison. Va il numero 19 a cercare la testa di Giuliano Guadagnoli, arbitro che tutto fuori, il direttore generale Castronovo del Castellammare, anche allenatore del Geraci Gaetano Mirto. Va Messina, spizzata Tarantino, era in fuorigioco, si è messo poi ad esultare il 17, tutto fermo però per posizione di offside. Fernandez, la sponda, tiro di Abdelazim, la palla messa da Ganci, rimane lì, rete, ha segnato Ba per il 2-0 del Castellammare che di fatto chiude la partita, il traversone dalla bandierina di Ganci e la rete di Ba. Sapienza dalla bandierina a pescare Fernandez, alza il pallone che rimane lì, Bressan, dopo il tentativo di Guadagnoli, apre, velo di Pettenon, poi cross di Pane Bianco, dove c'è Abdelazim che sfiora il gol che avrebbe dato speranza a questo finale per il Geraci. Di fatto potrebbe essere l'ultima palla gol della partita per il Geraci, ci prova da fuori Abdelazim, raccoglie una serenità Samuele Di Paola, triplice fischio, continua l'imbattibilità del Castellammare allo stadio Giorgio Matranga, tre punti importanti per la formazione di Giuseppe Mione. Non riesce a sbloccarsi fuori casa il Geraci, decisive le reti di Mannino al 14 del primo tempo e poi quella di Pa sul finale di partita.